do la mano da qua. Ho perso un breve. E invece tu la fede la devi avere. Perdona. Grazie all'amico Piero Faraci abbiamo ricevuto un appello da parte di una persona che si trova in difficoltà. Come si chiama? Sciacca Perdiano. Signor Sciacca, che cosa, che problema? Problemi sono tanti, non c'è lavoro, sono stato sfrattato in casa, ho punito mia madre per 3 anni e mezzo. E niente. Grazie alla Caritas mi hanno aiutato nel suo picco, la comune, anche però le problematiche che ci sono di lavoro. La comune mi aveva detto, mi aveva sostegno, però mensile, quando posso devo contribuire alla Caritas. Però la Caritas è stata chiusa per 3 mesi, per motivi non lo so. E per cui ho pagato la casa, l'affitto il mese scorso al signor padrone di casa Adellaro, e ora mi ritrovo che già siamo al giorno 13 e quello altro mensile. Non c'è essere lavoro, mi ritrovo come un pesce fuor d'acqua. Il comune di Morrere come l'aiutate? Sì, mi ha dato un sostegno. Solamente sono disastrato, mi aveva promesso 600 euro il signor, come si chiama? L'assessore. E mi hanno dato 400. In 3 mesi 200 euro per mangiare la frutta, una fettina di carne, se ne sono andati così. E 200 euro ho pagato mese scorso l'affitto di questo monologo. E ora mi ritrovo di nuovo punto e a capo, sì. Ripeto. Perché manca il lavoro e mi sento umiliato, quasi a 60 anni mi sento umiliato. E dove ha vissuto? Prima di abitare in questi monolocali, lei dove ha vissuto? Con mia madre, buon'anima. Salita Gentile, 9. Per morosità. Sì, perché a cui dico mia madre, praticamente mia madre non c'è più. L'acquirivo e si campava di quella piccola pensione che prendevo. Ti posso dire anche quanto prendevo, dopo quasi 30 anni di contributi, 625 euro al mese. Qual è la sua giornata? Ci descrive un po' con la sua giornata, da quando no, la mattina? La mattina mi alzo e faccio la presente, tipo pazzo dallo spasimo in piazza, salgo, scendo, anzi, ti dico una cosa, ci aiuto qualche 2-3 ore al signor Matranga, frutta il figlio, per svagarmi, che gli do una mano a smontare le cassette, tutte cose, gli do un colpo di scopa, e tutto. Lei che cosa sa fare? Io faccio fare il cameriere, banconista, nell'edilizia so fare aiutante carpentiere, muratore, so lavorare in campagna, raccogliere frutto, ma non c'è. Ora voglio un'immagine senza offesa. Gente negra con 20 euro, fanno dalla mattina alla sera, tutto. Quindi non pretendo. Sì, ma hai di bisogno tu in campagna, non ci sono problemi. Anche tu, lo vogliamo lanciare un appello guardando la telecamera. Certo, io sono qua, un posto. Non chiedo la luna né il sole, purtroppo la situazione è quella che è. Il lavoro, stop. E alle istituzioni lei che cosa vorrebbe dire? Alle istituzioni che si muovono un po', perché diciamo lavori ce n'è da fare a Monreale tanti, tanto, 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 ma tanto, però non si muove,